Buongiorno ragazzi, oggi sono in loro compagnia. Chi sono loro? Chi sarà? Questo è il video speciale 100.000 iscritti. Io direi di cominciare e basta. Ah, chi farà le domande? Cristian. Nome? Marzia. Alessia. Anthony. Cognome? Di Francesco. Di Francesco. Ma guarda un po', Di Francesco. Età? 25. 27. 20, quasi 21. Sono un giovincello. Cosa fai nella vita? Attualmente sono una mamma, una studentessa fuori corso e una youtuber. Cantante, attrice, insegnante di teatro musical. Mangio, dormo, bevo e ogni tanto faccio video su YouTube. Dai. Con chi litighi più spesso? Alessia, perché è troppo disordinata. Adesso con nessuno. Io in genere sono tanto pacifico. Vabbè, io allora li dico da sola. Sì. Ditemi un pregio e un difetto di Marzia. Permalosa e determinata. Esaurita. Sensibile. Il difetto è che non ha pregi e il pregio è che non ha difetti. Ah, bene. Passiamo ad Alessia. Il suo più grande difetto è che è disordinata. E il suo più grande pregio è che è troppo buona. Il mio difetto è che sono confusionaria. Il mio pregio è che sono altruista. Madonna, Alessia proprio un'ansia che non risponde alle domande. Allora, il difetto di Alessia secondo me è quando alle 3 di notte tipo mi viene a disturbare quando sto dormendo con Federica, perché deve trovare i suoi caricatori sparsi in giro per casa e quindi mi sveglia, grazie. E invece il pregio è che è proprio forte a cantare, ma proprio una cifra. Passiamo ad Anthony. È sensibilissimo. Il suo più grande difetto invece è che non ascolta nessuno. È profondo. Il difetto di Anthony è che molto spesso non porta a termine le cose. Oh, però sono onesta, tesoriere. No, mi sono piaciute tutte e due. Allora, un mio pregio è sicuramente la testardaggine, però messa per le cose positive naturalmente. Un difetto invece è il mio buttarmi giù troppo spesso. No, ma lo vogliamo dire che Cristia sta trattenendo il respiro, perché tra un po' va in apnea. No, aspetta Marzia, ma diciamo che proprio tutti e tre stiamo un po' con il palo nel sedino. Ma perché sta cosa infatti? Perché non dobbiamo uscire dai nostri schemi. C'è sta Alessia che veramente sembra Doraemon. Non lo so. Tra l'altro secondo me Alessia sta andando troppo a sinistra, quindi Alessia è bravissima. Mamma mia, veramente. Chi è il cocco di famiglia? Sicuramente non io. È Anthony. Beh, penso di essere io perché sono il più piccolo, beh, normale. Chi era il più bravo a scuola? Io. Marzia. Marzia, sì. Chi ha combinato più casini da piccolo? Tra tutte e due fanno a gara, non so chi porta la bandiera. Forse penso io. Ma sì, Alessia. Io ero molto tranquillo da piccoletto. Poi ti sei mostrato per crescere. Capito, per quello è il problema. Dite una cosa che non avete mai detto a Marzia. Rilassati. Ti ammiro. Non lo so, non ce l'ho, è strano, non ce l'ho. Ad Alessia. Sono orgogliosa di te perché in questo periodo della tua vita ti stai dando molto da fare. Sei bellissima. Me lo dico da sola. Vabbè. Raga, mi mettete, non lo so, queste domande in difficoltà perché io ve lo giuro sono un botto aperto con tutte e due, quindi mi vuoi sposare? No. Una cosa che non vi ho mai detto, che ne so. Ne sa proprio nessuno questa che l'ha detta. Dai, ma chi te l'ha detto? Questa che lancia frecciatine. Vai, tra tutte e due. Ad Anthony. Questo periodo della sua vita è particolare anche per lui, quindi Anthony non ti buttare giù perché sei un grande. Grazie. Continua a credere nelle tue risorse interiori. Ma questa è una frase che mi dici da solito. Scusate. Però l'apprezzo comunque. È una cosa che vuoi dire a te stesso? Ma è bello. Dai. È bello Anthony, dai. No, perché io dico che sono affascinante. Cioè che non è modestia, è proprio... No, lo sai perché tu dici che sei affascinante? Perché è mamma che te l'ha inculcato da quando eri piccolo. Lo dite tutti. Dai tempi in cui facevi il modello. Esatto, che è una scusa. Che è una scusa per dire sei un cesso. Ma in tutto questo l'intervista va avanti, ma noi siamo sempre impostati. Sì, cioè, sì, abbiamo la testa rincarcata, come dire. Ho una mamma. Cosa cambieresti di te? Manca entrare così in bruttino. Il mio naso. Semplicemente niente. Sono contenta adesso. Umile. Allora, io di me sinceramente, vabbè, primo impatto, ovviamente i denti. Cosa fai appena ti svegli? Io adatto Alessandro. Sbadiglio. Io vado a fare pipì. Cosa fai prima di andare a dormire? La pipì. Scrivo. Guardo il telefono, così YouTube. Qual è stato il giorno più bello della tua vita? Quando è nato Alessandro, naturalmente. La nascita di mio nipote. La nascita di Alessandro. Il più brutto? Preferisco tenerlo per me. Quando ho abbandonato una parte di me che non esiste più. Quando ho scoperto le tasse. Mamma mia. Vabbè. Proprio brutto, brutto. La persona che stimi più al mondo. I miei genitori. I miei genitori anch'io.
I miei genitori. Quanti anni il primo bacio? 11. 12. Vabbè, 12 e mezzo. Però ci fregano tutti. Cosa guardi in una donna? Sono impicciona, il fisico, sto sempre a guardare. Poi parliamoci chiaro, lo fa di tutti, eh. Il viso, assolutamente. Le orecchie. Le orecchie, in una donna guardi le orecchie? Sì. Beh, esteticamente sì. È la prima cosa che guardi, le orecchie? Sì, perché a me piacciono tanto le orecchie a sventola. È vero. Io non ci credo che la prima cosa che guardi sono le orecchie, però vabbè, dai. Pinocchio! Ma dove vai? Cosa guardi in un uomo? Guardo un po' tutto, me lo guardo, me lo scruto, cerco di capire. Vabbè. In tutto questo c'è Cristian che fa così. Di sicuro non mi soffermo a guardare i muscoli, ma gli occhi. Se tipo me sta a guardare male. È vero. Sei innamorato? Non sono innamorata, ma amo. Non sono innamorata, ma mi sento amata. Non sono innamorato, ma devo dire in questa intervista per forza che sono innamorato, sennò la mia ragazza mi corca de bocca. No, è vero, sono innamorato. Sei corrisposto? Beh, credo di sì, eh. Sì. Ma poco tanto. Hai mai tradito? Sì. No. In passato sì. Sei mai stato tradito? Sì, a voglia. No, da Cristian almeno, spero. Le mie corna galleggiano nell'aria. Ebbene sì, anche io. Convivenza o matrimonio? Matrimonio, ovvio. Dovrei dire matrimonio, ma non so perché. Ha paura che dopo gli arriva la proposta, capito? Quindi. Matrimonio, sì. Ah, matrimonio. Sì, sì. In questo momento della mia vita, convivenza. Vorreste avere dei figli? Beh, io già ne ho uno, sì, però più in là. No. Sì, sarebbe bello crescere dei figli. Cioè, non vuoi figli? Adesso come adesso è proprio una cosa che mi spaventa. Ma nella tua vita però. Però adesso. Praticamente la mia risposta non se l'è. No, perché la tua è stata ovvia, hai detto sì. Sì. Però è stata vabbè. È stata più scioccante la tua. Ah, perché avresti un figlio adesso? No, perché io ho detto, ma sarebbe bello crescere dei figli. Cioè, tipo. E intanto Cristian che per me muore perché sta. Io comunque in tutto ciò sto apprezzando Cristian. Cioè, l'enfasi che sto utilizzando per fare queste domande. Perché sono proprio contento quando lo vedo. Da 1 a 10, quanto contano per te? Famiglia? 10. 10. 10. Soldi? 9. 9. 10. Amici? 7. 10. 10. Amore? 10. 10. 9. Come immagini i tuoi fratelli? Federica ti ucciderà. Tra 10 anni? Però sono sincero. Come immagini i tuoi fratelli tra 10 anni? Allora, Alessia me la immagino una cantante affermata, in una casa tutta disordinata, nessun figlio. Sì, avrà un uomo un po' particolare un come un po' trasandato, un po'. Anthony invece me lo immagino sposato con due figli. Marzia me la immagino con un'altra bambina, a parte da Alessandro. E me la immagino. Che è maschio fino a prova contraria. Una grande donna in carriera. E Anthony invece me lo immagino a New York a fare l'attore. Marzia me la immagino tipo una youtuber con 3 milioni di iscritti e tipo a me Alessia non c'è fila più nessuno. Dai. E anche io me la immagino con altri due bambini, un altro maschio e un'altra femmina. Alessia invece me la immagino non sposata, non sposata, però con un fidanzato. E una cantante che ha fatto, posso dire? No, vabbè, i Q ai passeri. Una cosa che ti rende felice? Il sorriso di Alessandro la mattina appena mi sveglio. La musica. L'arte, in ogni sua forma. Sei felice? Sì. Sì? Sì. Dove ti piacerebbe vivere? Qui, dove vivo adesso. In Spagna. Di sicuro non qui, però non so dove, però qui no. Idem, te l'appoggio. Allora, io e Cristian ci separiamo. Addio. Se potessi avere un superpotere, quale vorresti? Mi piacerebbe essere invisibile per capire cosa dice la gente, perché c'è tanta falsità in giro. Sì, questa cosa. Mi piacerebbe il teletrasporto, così non dovrei prendere proprio la patente, già non ce l'ho. Mamma mia, anche io il teletrasporto. Cioè, raga, veramente, vergognatevi, cioè, potete vedere. Ma che figata il teletrasporto, dai, io. Sì, però pensa che bello. Sì, ma non per la patente. No. Vabbè, col teletrasporto potresti arrivare adesso, che non so, in Indonesia, senza pagare biglietto e niente. E la macchina del tempo, mi piacerebbe. Ma sono della chiesa, no, bella, ti la appoggio. È vero, andare indietro a riparare determinate cose. Mamma mia. Sì, tutta la vita. Bello. Non bello. Sarebbe male. Vabbè. Ha detto a meglio Cristian. È comunque. Vero. Un applauso. Tatuaggi? Tatuaggi? No. Chi ne ha? Sì. Tatuaggi ne abbiamo da poco. La musica.
Io ho questo che è Like Dislike, oltre ad essere il pezzo musicale che ho fatto, rappresenta proprio a 360 gradi quello che faccio, il mio lavoro. E ho una puffetta tatuata sul fianco destro. Ma faccela vedere questa puffetta. Vabbè, dai. Noi puffi siamo così. Se non è orario. Non era hot, va bene. Non era hot. Film preferito? Sinceramente non lo so perché ce ne sono tantissimi, però quello che mi sono visto tantissime volte, ma Alessia mi ucciderà, Titanic, perché lo dirà anche lei. Infatti sì, Titanic anche per me. Ci vorranno almeno 5 minuti di attesa, perché comunque io sono molto selettivo sui film. Però, allora, uno dei miei preferiti in assoluto è sicuramente Million Dollar Baby. Il mio è Lone Survivor. C'è Christian che vuole partecipare in questo. Niente, sto dietro la videocamera. Ah, anche per non dimenticare di La ricerca della felicità. Oddio, è vero, è bellissimo. Hai ragione. Mamma mia, quello è stupendo. Se per questo anche prendimi l'anima, guardatelo. Certo, quella madre non è simpaticissima. Ricordo bene quel giorno. Erano rimasti 33 centesimi sul mio conto. Dai. No, lì il pezzo più bello è quando gli ha detto al figlio... La macchina del tempo. No, non permettere mai a nessuno di dirti che non sei in grado di fare una cosa. Neanche a me. No, guarda. Vorrei solamente la telecamera girata. Sì, io voglio Cristian. Ma posso mettere un altro? Perché Cristian sta lì a petto così. Sì. Però dopo gli fa le domande. Cantaci una canzone. Vi canto la canzone che ho dedicato ad Alessandro il giorno del suo battesimo. A modo tu andrai, a modo tu, con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. Vabbè, non è che ci dico proprio la performance. Infatti, d'amici, certo. Sentiamo quanto sei intonato, dai. Faccio quello che mi va. Faccio quello che... No, non era così. Ogni volta sono fuori controllo. Allo. Non so perché ho pensato a Rovazzi, però... Questa voce qua. Pa, 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 ra, pa. Ciao Rovazzi. Tra di voi chi è il più simpatico? Anthony. Io. Ma chi t'ha detto? Dai. Io sono il più simpatico. Bello. O bella? Io. Ma secondo me sono tutti e due belli. Secondo me siamo tutti e tre affascinanti. Mamma mia, che cattiva. Mi sono data della bella. Intelligente. Alessia. Anche questa è difficile perché secondo me siamo tutti e tre intelligenti. Secondo me la più intelligente è mamma. Soprattutto colta. Sì, esatto. Preparatissima in ogni materia. Dai. Ricco. Secondo me nessuno dei tre. Mamma mia, un tempo ero io. Un tempo. Prossima domanda. Negli anni che furono. Next. Pazzo. Tra tutti e tre facciamo davvero, mamma mia. Imbranato. Alessia. Alessia. Vabbè, Anthony, non è che te sei da me. No, Alessia, ti faccio il record. Ne vogliamo parlare, ne no, anche io sono imbranato, però. Sì, ma Alessia proprio. Alessia. Alessia, alla fine sono spaccio là. Imbranata. Sono un imbranato. Cristian vuole partecipare. Vuole partecipare, Cristian. Se vincessi 10 milioni di euro, come li spenderesti? Estimerei tutta la famiglia, farei un po' di beneficenza, voglio acquistare un sacco di soldi. Sicuramente distribuirei una parte alla famiglia, però mi aprirei una scuola di musical, un locale dove si fa il karaoke, il piano bar. E comprerei un service con gli archetti, i microfoni. Vabbè, ma sono tanti soldi, cioè vabbè, 10 milioni non è 10 milioni. Prima di tutto 5 milioni di euro da parte per pagare le tasse. Prima cosa. Non è che ti chiedo. Poi quei 5 milioni restanti li dividerei, non so come, però alla famiglia. Li investirei in un qualcosa di importante, quindi per far arrivare altri soldi, cosa che non ho fatto prima, quindi li investirei. E poi niente, un'altra parte la terrei al pizzo e poi costruirei una barca. Ma non è vero, l'arcadella della casa. Una figuraccia che hai fatto? Probabilmente c'era uno che parlava sempre a bassa voce, io non capivo mai niente. Io mi sono messa a ridere, proprio questa persona mi aveva detto che praticamente una persona era morta. Quindi io mi sono messa a ridere, una figuraccia. Sono male, coraggio. E quando ho incontrato una persona che mi stava salutando, ma in realtà salutava quella dietro. E io, ciao! Stavo in bagno
e ero convinto che in casa non ci fosse nessuno, invece c'era un'allieva di Alessia che stava aspettando Alessia, che nel frattempo era un attimo salita su da Marzia, e io ho urlato: Ale, la carta igienica! E una certa arriva l'allieva e fa: ma Alessia è salita, è andata su. E io: ah, ok. Per cosa ti batteresti, anche a costo della vita? La famiglia. Sì, la famiglia e i miei ideali. La famiglia e i miei sogni. Ti depili? Sì. E beh. Sì. Hai mai rubato? Sì, una volta uno specchietto al mercato, mamma se n'è accorta e me l'ha rotto, non mi ricordo che ha fatto. Sì, mi è successo da piccola anche a me le caramelle. Io non mi scorderò mai qua sotto dal tabaccaio, mi sono preso i Kinder Bueno e mamma l'ha subito riportato. Perché poi mi sono fatto sgamare in tempo zero. Fumi? No. Sì. Dipende dai periodi. Mai fatto una canna? No. No, c'ho paura che mi sento male. Se vedi passare un gatto nero, cosa fai? Mi gratto. Canto la canzone, volevo un gatto nero. Pure questo dipende dai giorni, perché delle volte sono superstizioso e delle volte no. Hai mai fatto a botte? No, non è che ho fatto a botte, però una volta ho buttato giù un ragazzino delle scale alle medie o alle elementari perché mi aveva toccato il sedere. Ho capito, ma mi aveva toccato il sedere. Ti pare poco, ho buttato giù dalle scale. Mamma mia, è successo una volta da piccola quando... Sì, avevo tipo preso... c'eravamo presi a capelli. No, per strada io mai, però sul ring una cifra di volte. Credi alla magia? Oddio, cioè la magia proprio, alle maghe, queste cose qua no, però c'è qualcosa di magico nel mondo. Assolutamente sì, io penso che la magia è nell'aria sempre. Io credo nella magia come sensazione, ma non come magia tipo Harry Potter, sta cosa, cioè cose che appaiono. Agli alieni? No. Assolutamente sì. Sì, però non come alieni tipo i mostriciattoli, quelli. No, però magari che esistono altre forme di vita sì. presenti nell'universo. Ma Cristian, che da lì dici sì, ok? Praticamente che ti sei sposata a fa con me, perché tutte le risposte che do io non vanno bene. Quindi secondo te, ma cioè, noi siamo le uniche forme di vita nell'universo, secondo te? No, quello no, però. Ah, tu dici alieni. Alieni proprio. No, vabbè, io perché pensavo verdi. No, vabbè. L'alieno non è per forza una persona verde. Sì, magari sono pure identici a noi. C'ha ragione, tipo. Sì, so. Ma è Alessia, poi è l'anca di tasto. Perché Alessia so che lei crede a quelli verdi, tipo. Ma è vero! Secondo voi, cosa bisogna avere nella vita? Ci vuole questo. Sì, ci vuole quello e poi una forte determinazione e tenacia. Sì, concordo con Alessia. Secondo me nella vita bisogna avere forza di volontà, tanta determinazione e molta empatia. Sì, però voi parlate bene, perché io ho tutte queste cose qui che voi non avete, ma voi avete quello che ho indicato io, quindi, cioè, di che stiamo a parlare? Ma vabbè, magari insomma, adesso sarei te a fare... Manca dimmi che c'ho forza di volontà. Quello là. No, vabbè, raga, però voi avete più questo che tutto il resto. No, vedrai che i sacrifici verranno ripagati un giorno. Dipende. Vedremo. Allora ragazzi, ultima domanda. Perché dovrebbero seguire Marzia? Non lo so, ditemelo voi perché mi dovrebbero seguire. Allora, secondo me dovete tutti quanti seguire Marzia perché è una ragazza che è un esempio dal punto di un vista. Un esempio. Io dopo questo non mi seguo nessuno. Vabbè, scusate per il mio momento di discussione. Adesso si fa sempre. Allora, perché è un esempio dal punto di vista sia come donna, quindi per il suo lato estetico, per come ci tiene, nel modo di vestire, di truccarsi, di trattare la pelle. E soprattutto perché è una mamma divertente, premurosa e che sa dare spettacolo al proprio bambino. Perché è semplice e vera. Oh, vedi, Anthony è conciso e giusto. Ed Anthony? Ma già lo seguono in tantissimi perché... Perché è stato uno dei primi YouTuber. È stato il primo a portare le 24 ore, ragazzi. Cioè, ne vogliamo parlare? Nessuno se lo ricorda. Adesso tutti lo copiano. No, non dire così. Secondo me dovete iniziare a guardare Anthony davvero. E non soltanto con gli occhi, ma col cuore. Perché dietro a quello che fa Anthony c'è uno studio psicologico molto molto efficace. Quindi... non pensate che Anthony è tutto lì, eh? Io però vi lancio una cosa. Ok, io sono su YouTube, lui anche, anzi vabbè, io sono su YouTube grazie a lui. Anzi, grazie, perché anche grazie a lui, anzi, soprattutto grazie a lui che sono arrivata a 100.000. Perché se lui non mi avesse fatto conoscere, io non sarei qui naturalmente. Anzi, io vi giuro, avevo una grandissima paura perché avevo... l'ansia che voi mi seguiste perché ero la sorella di Anthony. E invece adesso si è creata un pubblico tutto suo. Sono felice, quindi dicevo, vi lancio una cosa. Io sono su YouTube, anche lui. Ma volete che torna anche lei? Questo ve lo sto dicendo, questo mi sta
prendo in colpa. Lei ritorna su YouTube, vediamo cosa dice. Allora, hashtag nei commenti, Alessia torna su YouTube. E io propongo che Alessia deve tornare su YouTube come stava facendo con il programma di rimettersi in forma. Praticamente ha detto che cosa ne pensate? Io sono anni che lo dico ad Alessia che deve fare su YouTube i video per rimettersi in forma, ecco. Diciamo un format per rimettersi in forma. Grande Cristian, yes. Beh, già che oggi sono tornata su questo canale, era da un botto. Ragazzi, direi che la telecamera si sta spingendo. Guarda, sta per finire il tempo. Quindi io vorrei dirvi una cosa. Quanto chiediamo per questo video? Almeno 50.000 like. Oh mio Dio, sì, 50.000 like. Mi raccomando. O se arriviamo a 50.000 like ci inventiamo un video in tre. O che ci inventiamo? Va bene, facciamo qualcosa. Scrivete qua sotto voi nei commenti, eh? Ciao! Bello!